Salve di nuovo, qui il vostro Santenchan. Ecco che andiamo ad ascoltare gli insegnamenti del venerabile lama Geshe Sonam Chanchub, intitolato Karma, cioè la legge di causa ed effetto ed altro ancora in relazione al buddismo in particolare e anche al buddismo tibetano. Spero vi possa piacere. Sono degli insegnamenti registrati credo nella seconda metà degli anni 90 nell'istituto Samanta Badra di studi buddisti, che stava nella circonvallazione Gianni Colenzi al numero 100, in un appartamento. Beh, vi lascio, dopo caricherò un altro video sempre di insegnamenti buddisti, e in realtà è un audio al quale metto delle foto. Ciao. Per ciò che riguarda le nostre rinascite nel samsara, noi non abbiamo libertà di scelta o indipendenza, siamo sottomessi al controllo del karma, il karma positivo delle azioni virtuose determina le nostre rinascite fortunate di felicità, e il karma negativo delle azioni negative e determina le rinascite di sofferenza. Le rinascite negative di sofferenza, come quelle negli inferni, come preta, spirito famelico sofferente o come animale, sono determinati dai nostri stati mentali negativi, come per esempio quelli dell'orgoglio, quelli della competitività, dell'invidia e così via. Mentre se le azioni negative sono più leggere, e allora si sperimentano le conseguenze anche durante una vita umana, e vuol dire che durante questa vita umana noi avremo molte malattie e che avremo molti nemici, molti tipi di sofferenza, ma tutto questo sarà il risultato di maturazione di azioni compiute da noi stessi. Tutto questo non avverrà come punizione o come imposizione dalla parte di qualcun altro o causato da accumulazioni di azioni da qualcun altro. Dice che Shela, che lui non vede bene il testo, e come ha detto prima, e questa è la maturazione di azioni negative karmiche sicuramente. Mi sembrava. Lui pensa che sicuramente nelle sue vite passate ha fatto in modo di mandare del fumo negli occhi delle altre persone e quindi li ha disturbati. È per questo che adesso non può vedere chiaramente.
E come noi diciamo sempre, la rinascita umana è estremamente preziosa, perché è l'unica che ci può permettere di ottenere rinascite alte di felicità, perché per questo tipo di rinascite la causa basilare è il mantenimento di una buona moralità. Queste rinascite sono chiamate rinascite manifestamente alte, o alte manifeste, perché sono quelle che più ovviamente permettono una vita di felicità. E per rinascere in questi reami occorre un insieme di tante cause, però la principale tra queste cause è il mantenimento di una buona moralità. E per poter accumulare un buon karma e per ottenere questi tipi di risultati positivi è importante saper riconoscere le azioni positive per, come tali, il karma positivo come tale, e saper riconoscere anche le azioni negative e come negative, saperle identificare. È di questo che parlano i capitoli che noi stiamo leggendo in questo periodo. Dunque siamo arrivati al punto che parla del karma che sarà certamente sperimentato, e il karma riguardo al quale non c'è certezza che uno sperimenterà effettivamente i risultati. Allora, qual è il karma che riguardo al quale possiamo essere certi che i risultati saranno sperimentati, che matureranno? È un karma che è stato compiuto intenzionalmente, dove c'è stata anche accumulazione di karma. Dice che c'era, per esempio, nel caso di un'uccisione, diciamo che c'è stata intenzionalità, c'è stata la riflessione e la volontà di uccidere, e poi c'è stato l'atto stesso, quindi ci sarà accumulazione, ci sarà intenzionalità, oppure viceversa, un'azione positiva di beneficiare qualcuno, dove c'è l'intenzione e c'è anche l'esecuzione dell'atto. Invece il karma che con una maturazione non definita, non certa, è il karma che è compiuto ma dove non c'è intenzionalità e quindi non c'è accumulazione. Per esempio, diciamo che
Noi abbiamo intenzione di ingannare qualcuno e progettiamo questo inganno, riflettiamo, esaminiamo le circostanze, però poi in fin dei conti ci rendiamo conto che non è qualcosa che conviene fare, che non è buono che noi lo facciamo, ci rinunciamo e quindi c'è stata questa intenzione, però l'azione non è stata compiuta, non c'è stata accumulazione di karma, quindi non è un karma definitivo, è un karma che sarà definitivamente sperimentato. Dal punto di vista delle azioni positive, mettiamo che noi vogliamo compiere un atto di grande beneficio verso qualcuno, aiutarlo in un modo molto rilevante, però poi per qualche motivo non lo facciamo, perché ci ripensiamo, perché ci sono stati degli ostacoli, degli impedimenti, vuol dire che non ci sarà certezza che effettivamente il karma di questa azione maturerà. Ci sono molti esempi di questo tipo, ma ci possono essere per esempio molti tipi di azioni positive che all'inizio progettiamo e pensiamo e alla fine non riusciamo a realizzare, e questo è un tipo di karma di maturazione incerta. Questo è stato spiegato in un sutra del Buddha, che sono le basi dei livelli di pratica, e quindi, visto che è in un sutra del Buddha, è un principio verso il quale noi possiamo avere completa fiducia. E poi dallo stesso sutra c'è la presentazione della differenza tra azione compiuta e azione accumulata, cioè ciò che è il karma che viene compiuto e il karma che causa accumulazione karmica. Qual è il karma e l'azione compiuta? È ciò che è stato preceduto da intenzionalità, e secondo questa motivazione, questa intenzione, c'è stata un'azione di corpo o un'azione di parola che hanno condotto a compimento questa intenzione. Invece, cosa è l'azione accumulata? Le azioni accumulate sono tutti i 10 tipi di azione, eccetto quelli che adesso saranno elencati, cioè ci sono certe eccezioni che quindi non contano come azioni che causano un'accumulazione karmica, karma accumulato. Tutte le altre 10 azioni contano come karma accumulato. Adesso ci sarà l'elenco delle azioni che non contano come karma accumulato. Ma quali sono queste eccezioni, quindi, che non causano accumulazione? E allora, uno è azioni compiute nei sogni.
Per esempio, se noi sogniamo di rubare e così via. Poi azioni compiute inconsciamente, quelle compiute non intenzionalmente, per esempio se qualcuno ci obbliga a fare qualche cosa, cioè se c'è coercizione. Persona di non so di tranquilla. Non so di tranquilla. Ah, no, conta. Tranquilla. La rete Gianfor, le case Gianfor c'è andata già. Ma c'è un po' di tempo che non mi ha detto. Tacomimpa, Gianfor impa. No, Gianfor impa, Gianfor da già. Gianfor No. Non c'è. Quindi se non c'è intenzionalità abbiamo visto, poi se l'azione non è violenta, cioè se è un'azione diciamo molto moderata come entità, non forte come entità, e poi se l'azione non è continua, quindi se non è un'abitudine, se non viene ripetuta, perché è molto saltuaria, se qualche cosa che si fa per errore, qualche cosa che si fa per dimenticanza, qualcosa che si fa senza volerlo, quindi comandati da qualcuno. Scusate, se l'azione per propria natura è neutra, cioè se un'azione riguardo la quale non viene specificato nelle scritture, nei testi, né che sia di natura positiva né che sia di natura negativa, rientra in questa categoria. E se c'è pentimento? Se si compie un'azione negativa e c'è pentimento, vuol dire che l'accumulazione di karma negativo, grazie al pentimento, viene impedito o diminuito. E lo stesso riguarda le azioni positive: se si compie qualcosa di positivo e poi ci si pente, di nuovo la positività dell'azione viene eliminata. Ecco, questa è l'ultima cosa che ha spiegato, che c'era. Ok. Quindi il pentimento ha il potere di eliminare e cancellare la negatività dell'azione. Il pentirsi di un'azione negativa diventa un atto positivo, un'azione positiva. Il pentirsi di un'azione positiva diventa un'azione negativa. E poi l'ultimo di questo elenco è le azioni che sono eliminate con gli antidoti. A questo proposito, Geshe-la richiede
cosa sono questi antidoti? Chandra? Sì? Per esempio meditazione di bodhicitta, compassione, acuità, perciò se mentalmente si genera una grande fede nei tre gioielli e con questa mentalità e motivazione si fanno le prostrazioni, allora diventerà un grande antidoto. Quindi il karma accumulato sono i 10 sentieri, i 10 aspetti karmici delle 10 azioni, che eccetto ciò che è stato appena elencato, il tipo di azioni che sono stati appena elencati, mentre il karma non accumulato sono esattamente questo tipo di azioni che abbiamo appena spiegato. Allora dice che ce l'ha? No. Allora, riguardo le varie combinazioni di karma compiuto e karma accumulato, non compiuto e non accumulato, ci sono 4 possibilità o 4 combinazioni di karma compiuto e accumulato. Il primo, per spiegarlo, si prende come esempio l'atto di uccidere. Allora, quale è un atto di uccisione che è stato compiuto ma non accumulato? Ci sono degli esempi. Per esempio, l'atto di uccisione compiuto da un grande saggio, che tra parentesi che sa come fare poi per purificarlo. Poi l'atto di uccisione compiuto nel sogno,
l'atto di uccisione compiuto non intenzionalmente, quello compiuto senza volerlo, ma con l'insistenza e la forzatura di un'altra persona. Quello compiuto una sola volta, e anche dopo questa sola volta, con grande seguito da grande pentimento, e sconfitto da una mentalità, da una mente che realizza tutti i difetti, gli inconvenienti di questo atto, e quindi che determina di prendere l'impegno e fare la promessa di non compierlo mai più, perché come conseguenza l'atto diventa molto meno pesante, diventa più leggero. E un altro caso in cui, anche se c'è l'azione, non c'è accumulazione, è quando si tratta di una persona che prima della maturazione del karma di questa azione di uccisione diventa un praticante della rinuncia all'attaccamento al mondo del desiderio soprattutto, cioè diventa qualcuno che elimina qualsiasi attaccamento, e quindi attaccamento ai beni materiali, ai godimenti, a una vita lunga, a delle risorse abbondanti e tutto così via, elimina questo attaccamento e grazie a questo i semi di questa azione negativa diminuiscono e vengono meno, sempre se fatto prima della maturazione del risultato karmico di questa azione. Abbandonato l'attaccamento. E c'è l'altra domanda: se noi abbiamo o meno attaccamento a questo nostro mondo. Ma ripeto, là è vero, dice che c'è la riguardo l'ignoranza. Essendo sul sentiero dell'abbandono di questo mondo, che va dell'abbandono che va oltre questo mondo, si
sconfiggono i semi di questo tipo di karma. Se che ce l'hai, questo sentiero dell'abbandono di questo mondo riguarda l'eliminazione della causa basilare della rinascita del mondo, cioè l'ignoranza. Chi è la madre? Ma fino adesso abbiamo, tutti questi erano esempi di un'azione compiuta ma non accumulata, e adesso passiamo a un'azione accumulata ma non compiuta. Allora, esempio di azione, quindi abbiamo detto accumulata ma non compiuta. Quindi in quale modo possiamo dire che noi non abbiamo fatto l'atto e lo stesso abbiamo accumulato il karma? Allora, e questo sempre prendendo come esempio la prima azione negativa, quella dell'uccisione, quando noi per un lungo tempo abbiamo contemplato l'intento di uccidere un essere vivente e abbiamo analizzato, ci abbiamo riflettuto, abbiamo coltivato questo desiderio, però alla fine non l'abbiamo ucciso. Abbiamo detto che c'erano quattro combinazioni, no, di questi fattori, abbiamo visto due, e adesso la terza combinazione è azione compiuta e accumulata, e dice il testo, tutte le azioni di uccisione che non rientrano nei primi due casi appartengono a quelli compiuti e accumulati. Cioè abbiamo visto due casi, due possibilità precedentemente, dalle quattro combinazioni di compiuto e accumulato, no? E la terza è azione compiuta e accumulata, tutte le uccisioni che non rientrano nei primi casi, primi due possibilità, rientrano in questa. Va bene? E la quarta combinazione possibile sono le azioni né compiute né accumulate, e dice la spiegazione, tutto ciò che non rientra nei primi tre rientra nel quarto, né compiuto né accumulato. Ma
appunto lungo di 45 anni. Questo tipo di analisi che abbiamo fatto è applicabile alle altre azioni, ma solo a quelle del corpo e della parola, quelli fisici e verbali, quindi la stessa analisi riguardo le categorie applicabile al furto, all'azione sessuale scorretta, al dire bugie, parole, discorsi a dire bugie, a seminare discordia, a usare parole dure, offensive e a parlare a vanvera. È applicabile a tutte queste sette azioni. Salam aleikum. А иди, сом, да, иди, или сом, да? Он, да? Мунива, меди. Мунива, меди, стала мадева, меди, а? Мутангур, да, я? Седу, мадева, да? Сенди, седу, тюба. А солу, мунеджу, не бе. Dicen que le corre. No, 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 vedere questo di saggi diverso. Allora, per ciò che riguarda le tre azioni mentali, non esiste la seconda possibilità, la seconda combinazione, che era azioni azioni accumulate ma non compiute, giusto? Quindi per ciò che riguarda la mente, le azioni compiute tramite la mente, non è possibile accumulare qualcosa senza compierlo. Eppure per ciò che riguarda la prima possibilità, cioè azioni compiute ma non accumulate, mancano azioni che sono state compiute non intenzionalmente, perché con la mente, insomma, l'intenzione è sempre presente, e azioni che, verso i quali che noi siamo stati costretti a compiere, perché non ci può essere una costrizione esterna per un'azione mentale, una coercizione per un'azione mentale. E questo finisce la spiegazione delle differenze tra azione accumulata e azione compiuta. Oggi non ho mai vedetto, oggi non ho mai vedetto, ma non dico, non è, allora abbiamo anche finito quindi di parlare di quelle azioni riguardo i quali non c'è certezza di maturazione, cioè le azioni con maturazione non definitiva. Adesso parliamo delle azioni con certezza di maturazione, con maturazione definitiva, e questi possiamo dividerli in tre categorie secondo il momento o tempo di maturazione del risultato. Giulia, dice che se là, siccome ci sono persone che capiscono l'inglese, se puoi ripetere quello che abbiamo detto in inglese. Sì, c'è da tavolino, l'ultima cosa. Riguardo i tempi di maturazione,
qui abbiamo finito di parlare del karma con maturazione incerta, e riguardo al karma di maturazione certa si divide in tre secondo il tempo di maturazione del risultato, in tre tipi secondo quando questo karma darà i suoi risultati. Grazie, grazie. E dice che ce l'ha, preghiamo tutti e esprimiamo il desiderio che questo sia il seme affinché in futuro si possa anche esprimere in inglese tutto ciò che, tutti gli insegnamenti, tutto ciò che bisogna spiegare. La prima categoria è il karma che è chiamato dharma visivo, cioè il karma che matura nella nostra stessa vita, nella stessa vita dove nella quale abbiamo accumulato l'azione. C'è la prima categoria che uno compie un atto e il risultato si manifesta, matura, in quella stessa vita. È chiamato dharma visivo perché uno vede visivamente i risultati immediatamente in quella vita. E per dare degli esempi, quali possono essere esempi di azioni che maturano nella stessa vita? Per esempio, se c'è una persona estremamente sofferente, molto misera, malata, povera e così via, e la si aiuta, allora i risultati di questo, se l'aiuto viene fatto nella prima metà della propria vita, o all'inizio della propria vita, già nella seconda metà della propria vita uno vedrà effettivamente i risultati, la maturazione, il risultato positivo di questa azione che ha fatto. E altri esempi sono azioni benefiche, aiuto e così via, rivolti al proprio maestro, al proprio lama, ai propri genitori, alle persone ammalate e così via. E da qui ricordiamo che è importante non comportarsi male verso gli ammalati, se non farli soffrire e così via. Mi sarà di domanda, mettiamo che noi mentiamo, diciamo una bugia, a una persona molto povera. E che risultato avremo? Ne fatti la rodangia e tu c'è la ne fa la già funziona? No. Sì, perfetto. Andiamo lì. Perfetto.
Allora, ho detto che se l'anno che avevate chiesto per quale motivo si dice questa bugia, cioè se per aiutare questo malato o per il nostro proprio tornaconto, dice che se la mettiamo pure che lo diciamo per aiutare questo malato, che diciamo la bugia. Ne fa di la loro amicizia, non è che? Ma tu già sei qui. Da. Ne fa di chi? Sempre negativo? Quando di chi l'orange c'è la Inna, Miguel e Res, già c'è la. L'intenzione è buona, ma rimane in Da, quello è la Inna, già vai a fumare. E pensate te? Io non sono d'accordo. Sta morando il suo mio amore? Secondo me non è la stiamo perdendo. Comunque non sono cose molto profonde, basta se uno riflette da solo lo capisce. Allora parlavamo perché è stato detto che certe volte ci sono malattie mortali e allora in certi casi si dice una bugia per nascondere alla persona che ha una malattia mortale. E questo non è solo quello che abbiamo detto oggi in genere. E allora diceva che se là non è detto che poi è positivo nascondere la verità alla persona, anche perché se la persona pensa non è il suo caso non è molto grave, allora continua a coltivare un grande attaccamento verso il proprio corpo. Invece dice che già non è vero che magari sapendo che la malattia è mortale potrebbe dice che ce l'ha. Allora dice che ce l'ha, quindi non c'è bisogno di parlare molto, perché basta che uno riflette e capirà. Se per esempio si dice a una persona tu non sei molto grave, non hai una malattia grave, è vero oppure non è vero che la persona questo gli farà piacere e che in conseguenza questo piacere continuerà a coltivare questo attaccamento al proprio corpo. Cioè, ognuno deve fare questo esame per se stesso. Allora abbiamo dato questo esempio del cosiddetto dharma visivo, cioè del karma che matura nella durata della stessa vita. Non è di che tu vuoi,
degli esempi riguardo questo karma visivo, che quindi è più potente degli altri karma perché matura nella stessa vita, dipendono dal campo di accumulazione, cioè dall'oggetto verso il quale abbiamo compiuto l'atto. Ed è per il potere di questo oggetto che il karma diventa abbastanza potente per maturare nella stessa vita, e soprattutto quando si tratta campi, cioè di oggetti delle nostre azioni, di persone che sono state particolarmente gentili verso di noi, che ci hanno aiutato in qualche modo, e come per esempio i nostri genitori. Quindi comportarsi bene o male verso una persona che ci ha aiutato, che è stata gentile verso di noi, verso la quale abbiamo un debito di gratitudine, costituisce questo tipo di karma potente che matura nella stessa vita. Dice l'Amazon Kappa che ci sono 8 casi specifici di queste azioni, 8 esempi che lui dà, di azioni che maturano nella stessa vita. Il primo esempio riguarda azioni negative, dice avere eccessiva considerazione e attribuire eccessiva importanza al proprio corpo, alle proprie risorse materiali e alla propria esistenza è un'azione negativa che matura nella stessa vita. Invece l'opposto, cioè non attribuire grande importanza, grande peso nella propria vita ai beni materiali, al attaccamento all'esistenza, alle proprie risorse, al proprio corpo e così via, è un'azione positiva e i cui risultati maturano nella stessa vita. Quindi abbiamo visto 2 azioni, ci sono 8. Le prossime 2 azioni sono, da una parte, avere una mente malvagia dedita al pensiero di poter danneggiare gli esseri, una mente fortemente indirizzata al desiderio di danneggiare gli esseri è un'azione negativa che matura nella stessa vita. È l'opposto, avere una mente fortemente indirizzata alla compassione e al desiderio di aiutare e beneficiare gli esseri è un'azione positiva che matura nella stessa vita. Avere una mente malvagia e malintenzionata riguardo i 3 gioielli, gli oggetti di rifugio, riguardo il lama e così via, è un'azione negativa che matura nella stessa vita. Nel così via dice che ce ci sono i genitori, gli ammalati, eccetera. E l'opposto, avere verso questo tipo di persone o di oggetti grande fede, grande ammirazione e grande fiducia è un'azione positiva che matura nella stessa vita. Sì.
E poi avere verso i propri genitori, il proprio lama o altre persone che ci hanno aiutato e beneficiato un intento negativo o dannoso e un pensiero di non ripagarli della loro gentilezza è un'azione negativa che matura nella stessa vita. E quindi si sperimenta il risultato di maturazione nella stessa vita. E lo stesso l'opposto, cioè avere un pensiero molto forte di beneficiare e di ripagare la gentilezza di coloro che ci hanno aiutato un'azione che matura nella stessa vita. Quindi c'erano 8 azioni, no? 4 copie di 2 azioni ognuna. Poi c'è il secondo tipo di azione a maturazione definitiva che è chiamata l'azione sperimentabile dopo la rinascita e questo significa che sono azioni i cui risultati maturano nella seconda vita, cioè nella vita immediatamente seguente la vita nella quale si sono compiute le azioni. E poi c'è la terza categoria, abbiamo visto fino adesso 2 categorie, e la terza categoria è azioni che maturano in vite differenti, e questo significa le azioni che maturano dalla terza vita in poi. Cioè le altre 2 erano o nella stessa vita o nella vita seguente, cioè la seconda, questa è della terza in poi, sempre rispetto alla, alla vita nella quale si sono accumulate. Allora, che ce l'avi domanda, secondo voi nel nostro continuum mentale ci sono adesso molte azioni accumulate, tra queste quali sono più numerosi dalle 3 categorie che abbiamo visto? Sono più numerosi quelli sono diciamo il dharma visivi che maturano nella stessa vita, più numerosi quelli che maturano nella seconda, cioè nella immediatamente prossima, o più numerosi quelli che maturano dalla terza in poi? Molto bene, dice che sarà molto bene.
Lo possiamo sapere secondo gli oggetti delle nostre secondo quale azione abbiamo compiuto riguardo questi oggetti particolari riguardo i genitori o gli ammalati o persone bisognose o le persone che ci hanno aiutato. Se abbiamo compiuto azioni positive, allora vedremo che avremo una vita senza malattie, vita lunga e successo in quello che facciamo, e viceversa, se verso questo tipo di oggetti abbiamo compiuto azioni negative. Perché sa che oggi mi è capitato di leggere un commentario al testo di Abhisamaya Alankara, L'ornamento delle realizzazioni, che è composto da Buddha Maitreya. E questo testo diceva che se nella prima parte della propria vita uno ha un comportamento negativo rispetto ai propri genitori o ai propri maestri, nella seconda parte della vita vedrà che la propria intelligenza diminuisce, che c'è un deterioramento nella propria intelligenza e che tutto ciò che intraprende non avrà successo. E dice che ce l'ha, e questo lo ha detto Buddha Maitreya stesso, e Buddha Maitreya non ha motivo di dirci bugie. O per esempio, se noi ci comportiamo male verso una persona umile, bisognosa o sofferente, magari lo disprezziamo o addirittura lo picchiamo, e allora, e questo diciamo nella prima parte della nostra vita, nella seconda parte della nostra vita vedremo che noi avremo molte malattie e che la durata della nostra vita si accorcerà. Noi abbiamo in questo momento nel nostro continuo mentale moltissimo karma positivo e negativo. E in quale modo, in quale ordine matureranno questi semi karmici, questi fattori karmici? Cosa deciderà quale di questi
di questa infinità di karma positivo e di questa infinità di karma negativo e darà per primo i suoi frutti. Allora, il karma che è più pesante maturerà per primo, quindi dice che c'era per esempio ciò che è più pesante dal punto di vista della motivazione, diciamo il karma che è stato pensato molto fortemente sia nel positivo che nel negativo, ciò che è più pesante dal punto di vista degli oggetti, come abbiamo visto, no? Che è stato indirizzato verso persone significative nel negativo e nel positivo. E quindi ciò che in questi, secondo questi criteri è più pesante si manifesterà per primo. Poi nel caso che la pesantezza di due atti o di più atti è identica, quale maturerà per primo? Maturerà per primo ciò che si manifesta nella nostra mente al momento della nostra morte. Siccome è un momento cruciale particolare, se in quel momento noi abbiamo in mente qualcosa di negativo, si manifesterà per primo l'azione negativa. Se in quel momento pensiamo a qualcosa di positivo, a una virtù, ai meriti e così via, matureranno per prima le azioni positive, quindi potremo prendere rinascita come essere umano, come Deva, oppure sarà una causa dell'ottenimento della liberazione. E se anche a questi due fattori che abbiamo menzionato sono esattamente uguali nel caso di certe azioni, quali matureranno per prima? Maturerà per prima l'azione con la quale abbiamo più familiarità, che siamo più abituati a compiere. Se per esempio abbiamo più familiarità con una certa azione positiva, perché prima della nostra morte tutta la nostra vita abbiamo coltivato questa azione positiva, maturerà per primo. Se per contro abbiamo familiarità con l'attaccamento, con qualche altra azione negativa, allora è quella che maturerà per primo. E se anche i fattori precedenti, l'abitudine e la familiarità sono uguali, a quel punto maturerà per primo ciò che è stato compiuto per primo, cioè ciò che cronologicamente noi abbiamo fatto come azione prima dell'altra azione è quello che maturerà per primo. C'è una frase, una citazione dal commentario della Vidarma che dice che cioè non c'è neanche bisogno di tradurlo perché ripete quello, come prova scritturale ciò che abbiamo appena detto. Quale
ordinary thoughts, so I need to solve it. Dice Shela, se noi accumuliamo azioni positive, rinasceremo nel samsara. Se noi accumuliamo azioni negative, a maggior ragione rinasceremo nel samsara. Quindi è molto importante riuscire a piantare i semi delle cause che ci portano fuori dal samsara. E dice, questo è molto importante ricordarlo. Isaac vuole fare una domanda. Voi avete desiderio di poter andare fuori dal samsara? Quanto? E per poter effettivamente andare al di fuori del samsara bisogna conoscere la vacuità. E per conoscere la vacuità bisogna prima di tutto saper identificare l'oggetto di negazione e sapere che i fenomeni per essere mancanti di esistenza inerente deve essere negata la loro esistenza a sé stante, e quindi bisogna saper identificare ciò che viene negato. Dice che c'era, noi abbiamo parlato dell'oggetto di negazione, l'abbiamo definito giovedì durante la lezione, chi era presente ha preso appunti. Che ce la vuole invece indicarlo per il beneficio di coloro che non c'erano giovedì, e gli chiede di preparare carta e penna per scrivere la definizione dell'oggetto di negazione. Oggetto di negazione. Adesso vuole preparare che ce la definizione. Allora, tra coloro che sono venuti giovedì c'è Placido, se può dirci cosa è l'oggetto di negazione. La non esistenza di questo oggetto di negazione sulla base degli esseri, che cos'è? Kazanchi la
Kazaki Naki Azigi Matrupais. Da vetramo. E la mancanza di sé sottile degli esseri. E la non esistenza di questo oggetto di negazione sottile sulla base dei fenomeni e la mancanza di sé sottile dei fenomeni. Giuliana, voce alta. Va bene che lo dice con le tue parole. Perché mettiamo che se c'è un errore, poi uno lo ripete, lo corregge e questo contribuisce a poi ricordarlo e saperlo bene. E bisogna aggiungere che comunque che se l'avesse lo ripete. Ciò che non. Ciò che non esiste come una mera imputazione di nome convenzionale dalla parte della mente, e bensì sembra di esistere dalla propria parte, è l'oggetto di negazione sottile. Allora dice, magari scrivetelo bene e accuratamente. Ciò che non è una mera imputazione o attribuzione di un nome convenzionale dalla parte della mente. Bensì sembra una esistenza dalla parte propria dell'oggetto e l'oggetto di negazione sottile. Ghisela lo ripeto un'altra volta. No, dice che lo devo ripetere solo io. Allora, ciò che è una mera imputazione. Ciò che non è una mera imputazione di nome convenzionale dalla parte della mente, bensì sembra di esistere dalla parte propria dell'oggetto, è l'oggetto di negazione sottile. E quindi se può ripetere l'Olivia che non c'era giovedì, magari dagli appunti. Dalla parte dell'oggetto, sì. Con una mera imputazione dalla parte della mente, ma sembra esistere di per sé dalla propria parte, questo è l'oggetto di negazione sottile. Solo dire quello che ho detto l'anno, quale Prima di tutto cerchiamo di capire fino in fondo quello sottile, che non vi preoccupate perché poi quello grossolano arriva, se è solo questione di tempo arriviamo pure a quello grossolano. Però prima assicuriamoci che abbiamo capito bene quello sottile.
è importante quello sottile, veramente. Perché molti dicono che l'oggetto di negazione dipende solo dalla scuola filosofica, quindi dal punto di vista filosofico, come per dire che ci sono molti punti di vista e uno può considerare l'oggetto di negazione secondo la scuola alla quale appartiene, invece non è così, è proprio l'oggetto di negazione sottile dipende proprio dalla natura delle cose, dal vero modo di esistere della realtà. E ciò che cioè, quando questo oggetto di negazione non esiste sulla base degli esseri, a cosa ci si riferisce? È ciò che è quando questo oggetto di negazione non esiste sulla base degli aggregati, quando questo oggetto di negazione sottile non esiste sulla base degli aggregati. Magari qualcuno che sta in fondo. Non comunque anche se si fa un errore non fa niente, noi correggiamo, non c'è problema. In cichela. Quindi quando questo oggetto di negazione, cioè ciò che abbiamo appena definito applicato a una base che sono gli esseri, è applicato alla base che sono gli esseri, allora diventa la mancanza di sé, di un sé sottile degli esseri. E quando questo oggetto di negazione è applicato a una base che sono gli aggregati, diventa la mancanza di un sé sottile dei fenomeni. E se noi riusciamo a ricordare questo e a farlo sorgere con chiarezza davanti alla nostra mente, Benetton Pagni... Quando l'abbiamo realizzato, l'abbiamo capito, vuol dire che abbiamo realizzato la vacuità sulla base degli esseri oppure la vacuità sulla base dei fenomeni, degli aggregati. No, non si, sì, la definizione dell'oggetto di negazione sottile.
e visto che così potremo andare in vacanza al di fuori del samsara. E allora a quel punto non verranno affatto più delle sofferenze. E quindi veramente bisogna fare molta attenzione. E dice che, che lui lo ripeterà ancora per 20 volte. E poi ci sono tanti ragionamenti per comprovare la mancanza di sé, la mancanza dell'esistenza di un sé, e di questo ne parleremo nelle lezioni successive, e questi sono molto importanti. E oggi abbiamo fatto tardi, non abbiamo tempo per meditare, ma non fa niente. E quindi che se la vi chiede di meditare su ciò che avete scritto, sugli appunti a casa vostra. Quindi al posto della meditazione lo ripetiamo un'altra volta, piano piano, ciò che non esiste come una mera imputazione di nome convenzionale dalla parte della mente. Pensi sembra di esistere dalla parte propria dell'oggetto e l'oggetto di negazione sottile. Quindi oggetto di negazione sottile. E quando questo oggetto di negazione sottile non esiste sulla base degli esseri, allora questo significa la mancanza di un sé degli esseri sottile. Quando questo oggetto di negazione non esiste sulla base degli aggregati, allora questo diventa la mancanza di un sé sottile dei fenomeni. E la non esistenza di questo oggetto di negazione nel samsara è la mancanza di un sé sottile nel samsara. E quando questo non esiste nel luogo al di fuori del samsara dove noi andremo in vacanza, questa è la mancanza di un sé sottile del nostro luogo di vacanza al di fuori del samsara. Sembra anche padre. Cioè, sono annunci, vero un attimo.